Video Games Party al Cartoon Mix 2011. Siamo ormai in dirittura d'arrivo per questo sabato che è stato davvero intenso, sia per quanto riguarda i tornei che per le anteprime che per tutti gli eventi che si sono susseguiti sul palco. E ringraziamo tantissimo anche il nostro media partner Radio 105 che ci ha fatto avere l'onore di poter interagire insieme ad Alvin e un po' all'atmosfera che si respira tutti i giorni dalle 16 alle 19 in Music and Cars. Si è appena concluso il torneo di Mario Kart su piattaforma Wii, ovviamente, e andiamo a farci raccontare dai protagonisti com'è andata, partendo dalla terza posizione. Vedo qua un romanaccio Doc strabrandizzato Nintendo, arrivato terzo. Tu sei Jacopo da Roma, come hai detto tu. Jacopo si prende gli applausi di tutti i partecipanti del torneo di Mario Kart perché comunque è un ottimo player, è una bravissima persona. Com'è andato il torneo? Il torneo è andato bene, è stato molto veloce, però il livello era veramente molto alto. Finalmente sono tornato in finale dopo qualche gara di assenza. Terzo, però ce la siamo giocata fino alla fine in tre, quindi soddisfatto. Niente da ricriminare, magari ti rifai al Romix, vieni al Romix. Sì, però sono dalla parte vostra, quindi non giocherò, darò una mano a organizzare. Ah, bene, benissimo, quindi ti avremo tra gli admin. Allora, no, è il Roma Comics and Games, mi sono sbagliato, mi fanno cenni dalla regia, sono stanchissimo e ormai è molto tardi. Allora, per te che sei arrivato terzo, c'è la medaglia di bronzo e poi vai di là dal nostro Namir che ti riempirà di gadget. Grandissimo, il terzo arrivato al torneo di Mario Kart. Arriviamo alla seconda posizione. Alla seconda posizione abbiamo Davide. Davide, allora, com'è stato il torneo per te, le battute finali soprattutto? Devo dire che questo torneo è stato abbastanza soddisfacente. Arrivo da due, diciamo, Video Games Party non troppo fortunati, perciò sono arrivato in finale e bene così. E adesso ti sei conquistata addirittura la seconda posizione. Da dove vieni tu? Io vengo da Lodi. Ah, da Lodi, sei più o meno qua vicino, insomma. Allora, per te che sei arrivato secondo, oltre agli onori della seconda posizione, c'è anche una medaglia che va a testare la tua bravura. Ti becchi, guarda, Enrico, anche l'applauso di tutti i player di Mario Kart. Complimenti, al prossimo Video Games Party. Vuoi salutare mica qualcuno? Sì, volevo fare un saluto al nostro clan, il clan WLF, e a tutti i miei amici, insomma, che magari avranno l'occasione di seguirmi. Il secondo è arrivato al torneo di Mario Kart. E arriviamo al primo, lo rivedo finalmente alle grandi posizioni. Tu sei? Francesco. E vieni da? Brindisi. Viene da Brindisi, Francesco. Allora, guarda, è la clac, guarda Enrico, che roba. Allora, com'è stato il torneo per te? Posso dire che stavolta è stata sempre combattuta, però la fortuna ha baciato me questa volta, quindi... Niente nuvoletta alla fine? No, questa volta no. Lui è quello delle nuvolette, mi spiace sempre che se le becca sempre alla fine. Allora, tu sei arrivato primo e dalle manine sante di Arianna arriva una coppa per te. Finalmente la prima posizione del torneo di Mario Kart. Ti dà anche un bacino, Arianna. E allora, buon rientro a Brindisi e ci vediamo ai prossimi Video Games Party. Ciao, buonasera. Eccolo qui, era il primo arrivato al torneo di Mario Kart per questo sabato. È davvero tutto, ci vediamo domani, domenica, con ancora più tornei, con Arianna che questa sera deve fuggire immediatamente a un jet privato per... Dov'è che vai? Mi spiace ragazzi, vi devo abbandonare, però domani, giuro, sono qua. Va bene, allora, Arianna aprirà anche il Video Games Party di domani, domenica, e quindi il divertimento... Continua!